Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, vi ho appena messo questa cosa su Instagram, ma non potevo non condividerla anche qui. Guardate questa pianta che ombra particolare ha creato. Io ci vedo un cagnolino, ragazzi, con la bocca aperta, qui il nasino e qui le orecchie. Ha fatto un'ombra che è un capolavoro. Vabbè, adesso devo finire una cosa di lavoro e poi ci spostiamo in cucina che prepariamo il pranzo. Allora ragazzi, adesso mi sono spostata in cucina per preparare il pranzo. Questa mattina appena sveglia ho subito messo a bollire patate e broccolo perché oggi desidero fare uno sformato proprio col broccolo. Adesso cosa ho fatto? Ho aggiunto il sale, un pochino di pepe e un uovo e vado a schiacciare tutto quanto. Poi metterò, come vedrete, all'interno di questa teglia che ho già cosparso di olio e pan grattato e creerò due strati. Tra i due strati andrò a mettere due formaggi diversi della crescenza che ho aperto l'altro giorno per le crepe, voglio finire, e un altro formaggio che non so esattamente cosa sia, ragazzi, una specie di tomino che ha preso Luca in paese, veramente molto buono, e un po' di prosciutto che avevo aperto l'altro giorno e desidero far finire. Insomma, faccio andare un po' di cose, ma ovviamente nella parte centrale potete mettere quello che più preferite e poi nella parte superiore andrò a mettere di pan grattato e un po' di grana padano che devo aggiungere, infatti l'ho preso anche qui, ragazzi, mi stavo dimenticando, lo aggiungo anche qui e basta, poi va dritto in forno. Eccolo pronto, non deve cuocere tanto perché comunque, come avete visto, è già tutto cotto quello che c'è all'interno, più che altro deve formare una bella crosticina dorata in superficie. Ora, l'ideale sarebbe aspettare un pochino prima di tagliarlo, ma qui abbiamo, mi sa, tutti fame, o no Luca? Abbiamo fame. Ecco il ritornello di Luca. E quindi lo andrò a tagliare subito, il formaggio sarà un pochino troppo caldo, però ce lo facciamo andare bene lo stesso, tanto il gusto in bocca è lo stesso. Sarà un po' ustionante, questo sì, perché guarda già che bel fumo che spunta. Ecco, ho fatto una linea un po' stortina. Si vede? Che bontà, che bontà. Guardate ragazzi, che fame. È mio. Tutto mio. Ma tutto è tanto. Dunque, il pranzo l'abbiamo terminato già da un po' di ore. E tra l'altro ricetta super buona, ve la straconsiglio, poi può essere rivisitata in mille modi ed è comunque sempre buonissima. E niente, adesso Luca ed io dobbiamo fare un bel giro di perlustrazione in casa per controllare tutte quante le piante, per vedere se hanno bisogno di acqua, se ci sono delle foglie secche da rimuovere, per controllarle in generale, per vedere se ci sono delle foglie da pulire, cosa che è abbastanza frequente qua perché abbiamo la stufa legna. E niente, facciamo questo bel giro. Tra l'altro volevo dirvi che stiamo piano piano suddividendo le piante per ambienti, quindi in base alle stanze, perché
vivendo qua ci stiamo rendendo conto dell'esposizione del sole, del grado di umidità, della secchezza che c'è nell'aria, quindi riusciamo a capire sempre di più dove è meglio andare a mettere le piante. Devo dire che sono piuttosto soddisfatta di come le stiamo dividendo. Lo stavo dicendo che, perché è entrato l'esperto di piante della famiglia, che stiamo piano piano dividendo le piante per ambienti. Sì. E poi vedrete bene tutto quanto, perché più avanti, quando sarà possibile, lo dico perché questa è una domanda super gettonata, faremo sia l'home tour che il plant tour. L'home tour sul mio canale e il plant tour su quello di Luca, però desideriamo realizzare questi video quando la casa è proprio più sistemata, anche le piante sono effettivamente più sistemate, hanno trovato il loro posto, in modo da realizzare un video di cui essere soddisfatti e che sia bello, piacevole anche da vedere. Adesso in certi punti l'avete visto, un ammasso di roba e basta! E comunque niente, adesso facciamo questo giro di perlustrazione e poi dopo facciamo un lavoretto sempre con le piante. Adesso Luca, come state vedendo, sta rimuovendo delle foglie secche da questa pianta, una pianta bellissima a parer mio. Grande, questa qua è quella forse che mi ha dato più soddisfazioni di tutte. È vero, è vero. Presa, che era una piantina così... è diventata enorme, grandissima. In poco tempo anche. Sì, cresce molto in fretta. E già che ci sono, vi faccio vedere un'altra cosa. Aspettate che vi sposto un pochino, che mi sa che non avete visto, che è questo portavaso. Non l'abbiamo fatto vedere. No, mai. No, non li abbiamo fatti vedere. Ne abbiamo preso più di uno. Aspettate, vi alzo così vedete bene. Sono bellissimi, li abbiamo trovati su Amazon. Costano molto poco. Pochissimo. 10 euro 4, mi sembra. Sì, sì. E fanno un effetto. In macramè. Sì. E danno un effetto bellissimo, veramente molto molto bello. Vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata, perché meritano per appendere le piante, ma magari anche per appendere qualcos'altro, perché ho visto delle immagini su Pinterest dove vengono usati anche per altre cose. Volevo farvi vedere che noi sfruttiamo la doccia, ma non solo, lavandini, vasca, di tutto e di più per bagnare le piante, e che qui Luca ha appeso anche una di quelle che abbiamo in cucina. E se non avete visto il progetto in cui realizziamo questa, anzi questo kokadama, perché è maschile, sbaglio sempre, bellissimo, vi consiglio di andarlo a vedere sul canale di Luca. In cucina fanno un figurone e tutti quelli che sono venuti a trovarci da quando l'abbiamo messo rimangono stupiti da queste piante appese, perché esteticamente sono davvero belle. Avendo la stufa a legna si sporcano molto di più le foglie delle piante, e comunque alcune, dove è possibile, le andiamo a pulire direttamente così con un po' di carta bagnata. Quando invece, tipo mi viene in mente il ficus benjamin, ha tante foglie ed è molto difficile da pulire foglia per foglia, procediamo con un getto di acqua direttamente fuori, ma quando c'è una bella giornata, o con la pioggia, se vi ricordate anche in un vecchio video. Ora no, magari. No, ora no, ma se vi ricordi, in un vecchio video l'avevamo filmato, c'era stata una giornata di pioggia, e esatto, avevamo messo fuori tutte quante le piante, ci aveva lavate perfettamente, anche bagnate, però ci deve essere caldo, altrimenti la pianta patisce. Naturalmente, adesso molte, alcune di queste piante poi quest'estate andranno fuori, sì. Perché comunque è un'altra cosa fuori, sì. Proprio crescono molto bene. L'abbiamo visto quest'estate, sì. Però dobbiamo farlo in modo molto più controllato rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Scusate, sono passata di qua, perché ora abbiamo capito bene i cambi delle temperature, cioè subito, beh, come in tutte le cose bisogna provare. E piano piano valutare, vedere cos'è meglio, cosa, perché qualche pianta comunque l'abbiamo lasciata fuori fino a un po' troppo, quando è vero, Lu? E anche per problemi comunque della casa. Sì, andavano ritirate un po' prima comunque. Adesso che abbiamo terminato il nostro giro di perlustrazione, andiamo a ricreare un terrario con una base, con un contenitore, ecco, non mi viene la parola, che già avevamo e in cui già avevamo fatto un terrario, che però poi abbiamo preferito smontare, e ci eravamo ripromessi di rifarlo appena trovavamo le piantine giuste che desideravamo noi, quindi adesso lo facciamo. E vi metto rapidamente i passaggi di come lo facciamo, perché sul canale di Luca trovate già un video in cui vi spiega esattamente come andiamo a realizzare, come ci prendiamo cura dei terrari. Tra l'altro, appena terminiamo questo, dopo scendo di sotto
sotto e vi faccio vedere com'è cresciuto quello che abbiamo realizzato quest'estate e proprio quello che vi abbiamo mostrato all'interno del suo video. Le piante sono cresciute tantissimo, è sempre più bello e anche quella comunque è una composizione facile da fare, facile da ricreare e molto molto d'effetto. Guardate che bello, vabbè ve l'ho detto, sono innamorata dei terrari e li trovo molto belli, molto eleganti e qui in questo caso abbiamo deciso di giocare col muschio e le pietre, ma si può giocare veramente scegliendo tantissimi tipi diversi di accessori, chiamiamoli così. Magari anche conchiglie se scegliete una certa tipologia di piante, oppure altri tipi di pietre, legni, piccole anfore, anche tipo di pianta proprio, magari anche dei piccoli bonsai. È vero, bellissimo, è vero. E c'è un tipo di terrario che vorrei creare insieme a Luca, io ne ho già parlato, vediamo poi se riusciamo, molto bello, molto d'effetto. Però anche quello poi, se riusciamo, ce lo dobbiamo studiare per bene, lo faremo sul suo canale. Comunque, adesso scendo e vi faccio vedere l'altro terrario, quello più grande, per farvi vedere com'è cambiato, com'è cresciuto in questi mesi. Allora ragazzi, questo è il terrario di cui vi parlavo, adesso Luca sta facendo la luce col telefono per cercare di mostrarvelo al meglio perché proprio adesso si sta creando all'interno del terrario la naturale, normalissima condensa con cui si autoalimenta, sì. Tra virgolette, diciamo il così. Il microclima. Sposta un pochino più là, se no vediamo, perfetto, comunque, grazie. Comunque il muschio, guarda come proprio si è... E infatti è cresciuto tantissimo, sì. Ma anche le piante stesse. Buon segno, come ho detto comunque anche nel video. Il muschio, così vuol dire che è un indicatore che sta molto bene il terrario. E comunque vi stavo dicendo, adesso c'è questa condensa che ci permette di vedere un pochino meno all'interno, ma è un processo naturale e bellissimo, sì. Ragazzi. Perché se vuoi possiamo aprire. Sì, apriamo. Vediamo che tanto vedo anche una foglia secca che ogni tanto va aperto e pulito comunque. E fai luce? Ah, che bello! Come sono cresciute anche le piantine. Sì, sì, tipo qua. Bellissimo. Qua vedo. C'è una fogliolina secca. Sì, il secco è meglio per toglierlo. E comunque dicevo è bellissimo perché poi si crea una pioggia naturale, fa un effetto troppo troppo bello. Sa di giungla. È vero, è vero. Stasera ragazzi per cena avevo un po' di rendita perché oggi sono avanzati due pezzetti di sformato, quindi mangeremo quelli e poi vado a preparare dei semplicissimi, ormai famosissimi, avocado toast. Ho già messo il pane a tostare in forno, adesso pulisco, vado a sbucciare l'avocado, a condirlo, poi farò le uova e farò un po' di pomodoro anche e basta, e la cena è servita. E tra l'altro volevo dirvi che abbiamo finito di vedere Luca ed io, LOL, e Vittoria Meritata. Devo dire che noi avevamo già visto la prima stagione e la prima stagione non mi aveva divertita tantissimo, vi dico la verità. Questa seconda l'ho trovata molto più divertente e tra l'altro sono stati bravissimi, soprattutto poi che è arrivato in finale, una capacità di autocontrollo invidiabile, io proprio non riuscirei. Abbiamo fatto così due prove con Luca in modo scherzoso, ma se io so che non devo ridere mi viene subito da ridere ragazzi, anche se non c'è niente da ridere. E comunque c'è da dire che io ho una risata abbastanza facile, mi piace ridere, mi diverto con poco, quindi proprio non sarebbe il gioco adatto a me e loro sono stati veramente bravissimi. Non so come abbiano fatto a resistere così tanto e niente. Adesso poi guarderemo anche la finale di Masterchef. Ah, non vi ho detto chi ha vinto perché non voglio anticiparlo magari a chi non ha visto tutte quante le puntate, se lo sta guardando con calma, sapete che io sono contro gli spoiler. E adesso vi dicevo, dobbiamo guardare la finale di Masterchef e anche lì sono molto curiosa di vedere chi ha vinto. Non so, non saprei proprio ipotizzare, proprio non saprei ragazzi. Comunque penso che lo guarderemo stasera mentre mangiamo. E non vi anticiperò nulla neanche in quel caso perché non voglio rovinare a nessuno la sorpresa. Tra l'altro per me Masterchef tutti gli anni una condanna,
perché quest'anno uno dei pochi anni in cui non scopro in anticipo chi è che ha vinto, ma gli altri anni capitava sempre per caso che lo scoprissi, o andavo in libreria e vedevo già il libro del vincitore, o aprivo Google e sapete che almeno sul mio telefono così Google mi dà le notizie principali e sono notizie molto miste e di solito puff, subito il vincitore di Masterchef, oppure magari vedevo qualcuno che parlava e mi dice: insomma, ragazzi, mi rovinavo sempre la finale. Quest'anno ho fatto un po' d'attenzione e insomma dovrei farcela, perché lo guardiamo stasera e spero non accada nulla prima di cena. Niente, finisco qua di condirmi e sistemarmi l'avocado, poi faccio il resto e mangiamo. Abbiamo terminato di cenare, ma purtroppo non siamo riusciti a vedere tutto quanto Masterchef. Penso che quando uscirà questo video saprò già che ha vinto, ma adesso non lo so ancora. Però mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto Christian, uno dei partecipanti, e praticamente ha fatto un piccolo discorso sullo sbagliare, sugli errori in generale, che molto spesso magari non agiamo per paura di sbagliare, oppure giudichiamo chi sbaglia e lo giudichiamo in maniera negativa, quando invece si può imparare solamente attraverso gli errori. E proprio a questo proposito, qualche giorno fa ho letto un articolo molto interessante su questo, su come il nostro approccio all'errore cambia crescendo. E praticamente faccio ora così un esempio: quando siamo piccoli e dobbiamo imparare a camminare, nessuno ci sgrida perché cadiamo e perché cadiamo più volte, nessuno viene lì a dirci: ma adesso insomma hai, non so, un anno e mezzo, 2 anni, dovresti saper camminare correttamente, nessuno ce lo dice, anzi tutti quanti ci spronano a fare meglio e non sottolineano gli errori. E poi invece crescendo si tende un pochino di più a sottolineare l'errore, soprattutto a viverlo in maniera negativa. Insomma, era un articolo molto bello, analizzava tantissimi aspetti sia familiari, sia della società, sia del mondo lavorativo, insomma tanti tanti aspetti, ed è proprio interessante vedere come crescendo proprio il modo in cui noi viviamo l'errore cambi. È molto interessante, ma anche come noi lo evidenziamo e lo sottolineiamo in chi ci sta vicino, anziché spronare a fare meglio, perché come diceva Christian appunto a Masterchef, solamente attraverso gli errori possiamo imparare, se non sbagliamo non impariamo. Se non sbagliamo vuol dire che siamo fermi nel nostro punto di partenza e non stiamo facendo nulla per crescere, per migliorare, per provare, per riuscire in quello che vogliamo riuscire. E poi, ritornando invece all'articolo, guardate, questo discorso di Christian mi ha aperto veramente tantissimi pensieri, e ritornando all'articolo vi stavo dicendo, spesso c'è un po' la convinzione che chi è bravo lo è da subito, quando invece non è così. Chi è bravo è chi si intestardisce, continua, non si fa buttare giù dagli errori, e anche, secondo me, aggiungerei, si circonda dalle persone giuste, da persone positive che spronano, e con positive intendo che poi ognuno ha il suo carattere, il suo modo di esternarlo, ma non persone che ci fanno sentire giudicati, che ci fanno sentire sbagliati, inferiori. E qua mi riferisco a tutti quanti i campi. Comunque è un argomento molto lungo e complesso, scusatemi ragazzi, ma lo sapete che io amo esternare i miei pensieri, raccontarvi quello, appunto, se vedo una cosa che mi fa pensare a qualcos'altro, mi fa piacere condividerla con voi. Comunque, adesso mi devo mettere al lavoro, ma prima di farlo volevo dirvi una cosa. Stamattina ho condiviso con voi quell'ombra particolare sul muro e, come vi ho detto, l'ho condivisa anche su Instagram. Beh, siete meravigliosi ragazzi, ognuno di noi ha visto in quell'ombra una cosa diversa. Luca, quando l'ha vista, mi ha detto che sembrava un maialino, e in tantissimi mi avete detto che su Instagram che sembrava un maialino. Chi ci ha visto una capretta, chi una mucca, chi una tartaruga, chi parte della testa di Kiki, un personaggio di un anime giapponese, devo dire questa è stata la più fantasiosa, e tra l'altro mi è stata mandata proprio l'immagine ricalcata più l'immagine originale per farmi vedere le somiglianze, pazzesca, non ci sarei mai arrivata, e comunque mi sono divertita tantissimo ragazzi, ed è bello vedere come da la stessa immagine, vabbè in questo caso ombra, ognuno di noi veda una cosa diversa e
quel disegno così astratto rimandi a qualcosa di differente. Niente ragazzi, detto questo, io mi metto a lavorare, vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio come sempre per essere stati con me e ci vediamo, no, io sbaglio sempre, retromarche, sbaglio sempre ragazzi, ci vediamo martedì in un nuovo video perché lunedì è il giorno di pausa.